Sì, abbiamo percorso praticamente tutte le traversine che separano Cemona da Tacite. L'impressione è positiva, nel senso che nonostante da 3 anni non cammino treni su quella tratta, l'infrastruttura ferroviaria, l'armamento, si trova in buone condizioni, nel senso che visivamente abbiamo potuto notare che le traversine sono praticamente intatte, non ce n'è una che sia rotta, lo stato dei binari sembra molto buono, la vegetazione è presente a tratti, a lato, copre parzialmente il binario, quindi insomma sono tutte, la condizione generale appare buona, diciamo che con pochi lavori di manutenzione da quel punto di vista si può sicuramente ripristinare facilmente la circolazione. Abbiamo potuto osservare anche il cosiddetto punto incriminato, quello dove avvenne lo smontamento e il deragliamento del treno del Minuetto. Lì l'argine in questione è stato sistemato con la posa di massi e la creazione di un piccolo muretto in cemento, quindi è stato rifatto da nuovo, mentre proprio in quel tratto i binari e le traverse sono state rimosse per circa 100 metri, probabilmente rimozione dovuta all'operazione di recupero del treno deragliato, ma anche questo piccolo, diciamo, piccolo inconveniente, problema dei binari può essere facilmente ripristinato con qualche giornata di lavoro da parte delle squadre addette di RFI.